produzione di acciaio, quarto segno meno consecutivo a marzo. A pesare le fermate per il caro energia e nel primo trimestre meno 4,8% secondo Federacciai. Prevalgono i cali sul mercato nazionale dell'acciaio, passo indietro dei prezzi nell'ultima settimana di 32 dei 44 prodotti rilevati dall'ufficio studi Siderweb. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il Siderweb TG. Per il quarto mese consecutivo a marzo la produzione nazionale di acciaio è risultato in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Lo dicono gli ultimi numeri resi noti da Federacciai. Davide Lorenzini. Quarto risultato negativo consecutivo per la produzione italiana di acciaio. Anche il dato di marzo, in accordo con quelli diffusi da Federacciai, fa infatti segnare un meno 0,8% sul medesimo mese del 2021. Gli stop produttivi a cui le acciaierie italiane sono state costrette dal caro energia non hanno infatti permesso di superare i 2,11 milioni di tonnellate di output. A livello trimestrale, il gap con lo scorso anno è del 4,8%, con la bilancia ferma ad un passo dai 6 milioni di tonnellate. Se confrontiamo questo dato anche con il 2020 e il 2019, notiamo come rispetto al periodo più duro di lockdown del 2020 la produzione resti superiore di un 13,1%, mentre rispetto all'anno pre-Covid ci sia un calo del 5,1%. Spostando il focus nel dettaglio sulle due principali tipologie di prodotti siderurgici, vediamo che nel mese i più penalizzati risultano i lunghi, con 1,25 milioni di tonnellate di produzione mensile, per un meno 0,7% su marzo 2021. Saldo positivo invece per i piani, che con 969.000 tonnellate migliorano di un 1,4% il dato del terzo mese 2021. E il rallentamento nell'ultima settimana anche i prezzi dell'acciaio sul mercato nazionale, lo dice la rilevazione dell'ufficio Siderweb. Cali diffusi sul mercato nazionale dell'acciaio, lo dice l'ultima rilevazione dei prezzi effettuata dall'ufficio studi Siderweb datata 19 aprile. Sui 44 prodotti rilevati, ben 32 arretrano rispetto alla settimana precedente, con riduzioni elevate soprattutto per il comparto dell'acciaio inossidabile. L'acciaio al carbonio si muove in maniera più tenue. Lo conferma l'evoluzione del Sider Index, che scende dello 0,6% rispetto alla scorsa settimana, a 1216,38 euro la tonnellata. È tutto sommato contenuto anche il passo indietro dello scrap index, che dopo i decisi aumenti delle scorse settimane cede l'1,13%, fermandosi a 516,29 euro la tonnellata. In dettaglio, i piani fanno registrare cali compresi tra i meno 2 e i meno 19 euro la tonnellata, con solo i colis importati controcorrente. I lunghi oscillano in misura inferiore, l'inox prosegue la correzione al ribasso in corso da qualche settimana. Quanto alle materie prime, il rottame di acciaio al carbonio mostra un lieve passo indietro, mentre l'inox rincara. Per tutti i dettagli basta consultare l'area prezzi di siderweb.com. Intanto l'andamento del consumo dei contingenti della salvaguardia conferma che è in atto una frenata dell'import di acciaio in Unione Europea. Sentiamo. Le importazioni in UE di prodotti siderurgici soggetti alle misure di salvaguardia hanno rallentato nei primi giorni del secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dei trimestri precedenti. Lo dicono i dati ufficiali dell'UE raccolti da UK Steel. Durante i primi 8 giorni di aprile, quando sono diventati disponibili nuovi contingenti di salvaguardia per il trimestre, le autorità doganali dell'UE hanno autorizzato lo sdoganamento di circa 2,4 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici, un volume di oltre 300.000 tonnellate al di sotto di quanto autorizzato nei primi giorni di gennaio 2022 e di 200.000 tonnellate più basso rispetto all'inizio di ottobre 2021. Il rallentamento dell'import era nell'aria, principalmente a causa del divieto di importare da Russia e Bielorussia, nonché dalle limitate possibilità per i fornitori ucraini di spedire materiale da quando il paese è stato invaso dalla Russia. Durante i primi giorni di aprile la Turchia ha utilizzato gran parte delle sue quote disponibili per il secondo trimestre per i prodotti lunghi, inclusi tondo, vergella, profilati e angolari. Per quel che riguarda i coils a caldo, l'utilizzo delle quote al momento è stato al di sotto delle attese da parte degli importatori tradizionali come India, Corea e Turchia. Anche per questo motivo, nelle ultime settimane i prezzi delle offerte all'importazione di coils a caldo in Europa hanno cominciato a scendere in modo deciso, mettendo fine alla spinta rialzista dei prezzi vista a marzo.
E ora in Italia, con la visione del mercato di un grande utilizzatore di acciaio, il gruppo Agrati, secondo il suo CEO Paolo Pozzi, il vero problema non sarebbe la distorsione delle supply chain, ma il rallentamento della domanda rispetto alle capacità produttive, lo ha intervistato Davide Lorenzini. Sul fronte approvvigionamenti di questa materia prima che voi trasformate poi in viti, avete registrato qualche problematica? Direi di no, sembra banale, ma per ora, per fortuna, non so se grazie al mix dei nostri fornitori, anche relativamente al fatto che io credo che gli effetti della guerra e di questa situazione non si sono ancora scaricati completamente. È chiaro che rimane l'effetto sui costi, comunque genera problemi nella gestione dei rapporti con il cliente. Come stanno comportando i settori che servite e che prospettive avete per i prossimi mesi? Siamo al 90% dipendenti da un settore che è il settore automotive, che purtroppo negli ultimi due anni ha sofferto in maniera significativa. I problemi che noi abbiamo avuto e stiamo avendo ancora in questo primo trimestre sono purtroppo causati in misura maggiore dalla mancanza di semiconduttori. Quello che vediamo oggi è purtroppo il film che abbiamo visto lo scorso anno, cioè continuiamo ad avere dei programmi, delle previsioni su dei livelli molto alti, ma esecutivi, cioè ordini confermati quotidianamente su livelli molto più bassi. Che vuol dire 20-30% rispetto alle previsioni. E questo è un problema che tutto il settore sta avendo, perché chiaramente noi siamo pronti a dover fornire dei livelli di volumi diciamo molto più alti, peccato che poi siamo costretti a spedire dei volumi effettivamente più bassi. E questo lungo andare ci crea chiaramente un problema di efficienza. Restiamo in Italia con JSW Steel Italy. La trattativa con Invitalia sembra naufragata a causa delle richieste della proprietà che non coincidono con il valore attribuito all'azienda dopo le due diligence. Così i sindacati hanno deciso di mettere da parte le divisioni e proclamare una manifestazione unitaria. La mattina del prossimo 4 maggio si troveranno per la prima volta insieme le sigle FIM, FIOM, WIL, UGLM e USB nel tentativo di riaccendere i riflettori sulla fabbrica. Ancora a cronaca con un'acquisizione, la nuova Defim, società del gruppo Feralpi che produce reti elettrosaldate, grigliate e recinzione, ha rilevato la spagnola Saexpa con due stabilimenti produttivi a Barcellona e Ripoli. Saexpa è specializzata nella lavorazione di filo e di nastro per il mondo della logistica, in dettaglio per scaffalature, per magazzini verticali e soluzioni di stoccaggio. L'acquisizione, siglata lo scorso 19 aprile per la nuova Defim, è una leva di sviluppo internazionale, di verticalizzazione ma anche di valorizzazione del proprio know-how industriale, si legge proprio in una nota. E prima di chiudere vi ricordo che il prossimo appuntamento con i webinar di SiderWeb per martedì 26 aprile alle 11 su Zoom si parlerà di come il futuro della filiera siderurgica dovrà necessariamente passare dal digitale. Ad animare il dibattito del webinar dal titolo L'acciaio nell'era della digitalizzazione ci saranno Carlo Mapelli, Politecnico di Milano, con una panoramica sullo stato dall'arte dell'industria siderurgica italiana, e Nicola Segnali, Regesta Lab, che presenterà alcune soluzioni smart per la filiera dell'acciaio. Nella seconda parte Stefano Ferrari, SiderWeb, intervisterà Augusto Mensi, Lucchini RS, che porterà la propria testimonianza proprio sul tema. La partecipazione, ricordo, è gratuita, previa iscrizione nell'area eventi webinar di siderweb.com. Per oggi è davvero tutto, l'appuntamento torna puntualissimo per venerdì prossimo. Arrivederci a tutti!